Code infinite nei centri tampone della nostra provincia. Un guasto al sistema informatico di Regione Lombardia ha paralizzato il servizio dei tamponi. Qui ci troviamo a Morbegno, al drive-thru allestito al polo fieristico. Il blocco del sistema impedisce di processare i tamponi, che devono essere sistematizzati manualmente. Lunghe le file di auto ci sono anche persone che hanno deciso di tornare a casa. La coda questa mattina arrivava fino alla strada, una situazione a cui ci si è abituati negli ultimi tempi a causa del forte aumento dei contagi, ma quest'oggi a rendere ancora più complicate le operazioni si è messa anche la tecnologia. Più che altro non noi che siamo giovani, ma ci sono anche persone anziane ferme in macchina che stanno aspettando per fare questo tampone. Però se è un problema, dire qualcuno viene e dice sa c'è un problema, vieni domani, ci rimandiamo, si può venire anche domani se non va il sistema operativo della... senza creare disagio a nessuno, ecco, tutto qua. Con tutta la tecnologia che c'è al giorno d'oggi sembrerebbe impossibile che siamo ridotti così. D'altronde è così, non ci si può fare niente. Verso le 9 hanno detto che la cosa si sarebbe risolta in un po' di tempo, però poi ha ripreso tutto verso le 9:30, 10:15. Ora stanno andando abbastanza spediti, speriamo in bene. La comunicazione agli utenti di quello che stava accadendo non è stata immediata, quasi un'ora e mezza al tempo in cui la coda è rimasta completamente paralizzata. Siamo stati anche informati molto tardi, ma siamo stati prima un'ora in coda prima di capire che c'era il blocco informatico là in fondo. Ho dovuto scendere dalla macchina e andare a chiedere io come mai eravamo fermi in colonna e ci hanno detto che c'erano i computer in tilt. Non dovrebbero accadere, però visto la situazione in cui siamo possono anche succedere, ci dobbiamo adattare un pochino a tutto. Perché siamo impreparati a tutto. Lo so che non devono accadere, ma purtroppo accadono. Non lo so come mai. Chi ci comanda lo sapranno loro come mai. Difficile in questo momento trovare alternative per evitare code interminabili e disagi per ottenere un tampone. Per trovare più soluzioni, forse più centri distribuiti diversamente e magari, ecco, se uno va in tilt l'altro si salva. Il blocco del sistema informatico ha messo in ginocchio tutti i punti tampone della provincia. Nel pomeriggio a SST Valtellina Altolario, con una nota, ha comunicato che il problema è stato risolto e ha ringraziato il personale per aver evitato la sospensione del servizio. Ci scusiamo per il disguido che si è verificato a causa di un problema informatico, sottolinea il direttore generale Tommaso Saporito. Non appena individuato, siamo intervenuti su aria per risolverlo. Ringrazio i dipendenti presenti che hanno sopperito all'assenza del collegamento informatico per limitare i disagi degli utenti. Anche oggi, come del resto durante tutta la pandemia e particolarmente nelle ultime settimane con l'aumento dei contagi, il personale infermieristico amministrativo che svolge il servizio presso i drive-thru ha dato un'ulteriore prova della sua dedizione e della sua professionalità nel garantire un servizio fondamentale alla popolazione.